Etal prende il posto di Metalmobile per esprimere una volontà di cambiamento. D'altro canto sono cambiati gli scenari del mercato e noi abbiamo il dovere di cercare di capire i nuovi scenari per confezionare una nostra proposta fatta sì di italianità, ma una proposta che sappia interpretare bisogni nuovi. Parlare di 60, quasi 70 anni significa un percorso troppo lungo per dire cosa è cambiato tutto. Per cui noi abbiamo ritenuto che di tutto quel percorso vanno salvate le radici. Noi crediamo molto nell'importanza delle radici, vale molto per ognuno di noi persone, ma vale molto anche per le imprese. Non un design facile, ma un design utile, un design che sappia interpretare i nuovi bisogni e i nuovi scenari, soprattutto di imprenditori, perché tutto ciò che Etal propone al mercato si rivolge a imprenditori, al contract così chiamato. Collaboro con questa azienda Etal già da parecchi anni. Subivo sempre la presenza del marchio all'origine, che è Metalmobile, come un modo di decodificare le aziende per quello che facevano, il metallo, il mobile, ed è molto anni 50-60. E non siamo più così. Questa è un'azienda fresca, giovane, ovviamente sì, ha delle radici molto piantate, profonde, ha uno strumento produttivo formidabile, però l'etimologia è servita a qualcosa di nuovo e lo stiamo facendo. Parlando di Palau, che è proprio quest'ultimo progetto, è una sedia monoblocco, nel senso che in uno stampo si tira fuori in un colpo la sedia. Non bisogna identificare un consumatore, determinarlo troppo, perché ovviamente essendo poco flessibile l'investimento, bisogna abbracciare un mercato molto ampio e questa è un'alchimia estremamente complessa. E non di meno il fatto che deve avere o un enti e bracciolo o un bracciolo con le stesse attrezzature. E qui abbiamo una piccola soluzione che è questo bracciolo fatto a mo' di corno, a un maschio, che si infila all'interno e questo permette di attraversare la superficie della foglia della sedia completamente come fosse piantato in mezzo alla foglia. Inoltre c'è un sistema di stampaggio con un carrello che permette di creare dei sottosquadri e una tenuta alla torsione, il che questa sedia è molto leggera. La materia è caricata di fibra, ha una bella resistenza, ma una forma molto snella. Normalmente per gli stessi features tecnici ci vogliono dei piedi molto più grossi. Mi piace pensare a un prodotto molto più di moda, fresco, che possa essere accettato in contesti pallidi di colore, forte di luce o molto cupi, dunque deve declinarsi in luoghi che sono rumorosi o molto calmi, sopra una montagna, vicino a un fiume, ma magari in mezzo a una discoteca. Dunque questa versatilità la si gioca molto con una conoscenza profonda di quello che è la moda, di questi film che passano sopra di noi ogni anno e che quest'anno va questo, l'anno prossimo andrà quest'altro, senza toccare troppo il tessuto interno del prodotto. E direi che questo ci permette di rispondere molto rapidamente alle richieste delle persone.